Eccoci in live. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao The Bullet. Vediamo se riesco a vedere il gioco. Ciao Alex, ciao Psycho Steiner, ciao Gabri, Mastro Pisto, Bodda, Mattone Battebottiglia, chi lo sa? Ciao Savior, Mirko Menolfi, Baldons, Donut Des, Ken Tanuki. Benvenuti e benvenuti ragazzi, ciao Dippy. Eh sì, siamo nel 2.0, nel senso che abbiamo la frequenza, il video tutte le settimane al mercoledì alle 13.30. C'è l'ufficialità, quindi sì, è il 2.0. Ciao 1TXC, ciao Melopius, ciao Dani. Sì, ti devi preoccupare molto. Ciao Yangat, grazie mille Frabul per questo e per tutto il resto, grazie di cuore dei 14 mesi. Ciao Federico. ciao Michele, ciao Panirico, ciao Ruka. Ciao a tutti, ciao io sono bello, Braci, Angry Rascal. Benvenuti ragazzi, siamo in realtà pronti per proseguire la nostra avventura con Ellie e Dina. Ciao Stinco di Polpo. Pelati e fumetti, benvenuti, benvenuti cari. Sapete che sì, oggi ci facciamo un bel giretto in città. Sapete che ho scoperto? Ciao Albi, eh? Sapete che ho scoperto come mi fotto la gola, come mi faccio male alla gola, cosa cacchio, cioè non ho problemi di tonsille, non ho nessun tipo di infezione, niente di niente. Ho scoperto come mi sto a volte danneggiando. Mangio la pizza troppo bollente e mi ustiono qua dietro. Ragazzi, è una rivelazione allucinante. Allucinante. Moba dei Pokémon, non ci sono emozioni da esprimere. Grazie Razor, grazie mille. Ma ustionarmi il palato è il nulla, è il nulla. Ma sto iniziando ad ustionarmi davvero la gola, intesa come la parte dietro del palato, insomma. E davvero, Enrico, cioè, hai ragione. Cioè, non è assolutamente una cosa. Cioè, ehi, calma. Però bisogna, bisogna che io inizi a mangiare roba un filo meno rovente. Perché io tendo a mangiare roba rovente. E ecco che devo stare attentino. Grazie Nirvolo, grazie mille ragazzi, grazie a chi avesse apprezzato il video di oggi. Se non l'avete visto, andatelo a recuperare, che ci ho messo una vita a farlo. E no, non è vero, però ci ho messo 2 giorni, tre di lavoro, sì, tre giorni di lavoro. E cose fighe ti posso fare, tipo. Sono contento che vi sia piaciuto, ma in realtà vorrei dire una cosa, se non vi scoccia, sul video di oggi, nel senso che magari ne parliamo poi anche quando facciamo il talk di venerdì. Però c'è una cosa che vorrei dire. Il video di oggi, come posso dire, sono video diversi dal solito, no? Ho ricevuto una critica, finalmente una critica interessante, che mi ha fatto molto riflettere. Cioè, finalmente una critica interessante. Non il mi piace, non mi piace. Il mi piace fa sempre piacere. Il non mi piace. Ho bisogno di qualcosa di specifico, una persona non può pretendere che piacerle sia uno scopo in sé. Ok? E un ragazzo finalmente mi ha fatto un'osservazione che mi è molto interessata e alla quale non avevo mai pensato. Cioè, mi ha detto molto semplicemente nei commenti, adesso non mi ricordo esattamente come ha detto, ha detto, guarda. Esprimendo in realtà apprezzamento per quello che sto facendo, mi ha detto, guarda, che parlare sopra le immagini, immagini intese come l'immagine questa, l'immagine quella. La dico a modo mio perché non mi ricordo come si è espresso. È una cipperia da YouTube, ma fa abbastanza cagare. E ora che me l'ha detto, mi rendo conto che è abbastanza vero. E questa è una cosa su cui voglio riflettere. È una cosa finalmente cioè, per esempio, che non lo so, cioè, nessuno me l'ha fatto notare, perché penso che si capisca che è ovvio, no? Quando c'è il vento, che si sente il vento, è voluto, cioè è volutamente amateur, cioè lo so anch'io che si sente il vento, ma vabbè, uno dice mi fa cagare, a posto, però ci sta, nessun problema, cioè lo vedo anch'io. Oppure l'audio della voce non l'ho editato bene, lo so, e vabbè, sono stato pigro, non avevo voglia di rifarlo. Pollage. Ma questa cosa che mi ha fatto notare,
questa cosa da YouTube, per cui giustamente, no? Croazio ha fatto una carriera sopra e fa dei signori video, eh? Morte Bianca fa dei signori video. Però in effetti, se ci pensate, il parlare sopra le immagini da internet è un po' una cipperia. È proprio questa cosa mi... Cioè, io so già che è una cosa che mi rimuginerà nella testa. Certo, se fai il video tu, se sono riprese, se sono qualcosa di interessante, per carità. Ma è un po' una cipperia old style. Sì, non parlare sopra immagini in generale, se no sarebbe solo radio. per carità, può funzionare. È vero che può funzionare. Può avere un senso. Però ho avuto un trigger. Mi ha toccato un trigger. Devo dire che... Non riesco più a... Sai quelle cose che te le dicono e dopo, che ti piaccia o meno, non riesci più a non pensarci? Questa è una di quelle. Questa è una di quelle. E comunque ci vuole... Sì, beh, poi, chiaramente, per quanto riguarda Croa 89, fa un lavoro talmente raffinato, cioè ci lavora talmente di fino... Ed è talmente ironico, in realtà è anche una presa per il culo, no? Di un certo modo di fare video, no? Post. Per quanto riguarda Morte Bianca, è talmente irrilevante l'immagine, cioè è quasi sempre completamente irrilevante, che a posto. Però, ok. Le immagini possono distrarre dal parlato. In realtà mi rendo conto che se c'è un parlato... È bene che ci sia. Mi piacerebbe che al parlato corrispondessero o immagini girate da me, quindi non la cipperia dell'immagine di Google, che ripeto, può anche andare bene, non voglio esagerare, oppure direttamente io che parlo. Comunque è una cosa su cui, ecco, volevo condividere con voi. Su questa cosa ci ho pensato e mi interessa. Comunque sì, e poi in realtà c'è un'altra cosa da dire, ma vabbè, magari ci pensavo, magari l'ho anche già detta. Cioè il fatto che in questo momento sto facendo video che sono tra virgolette for fanatics only. Sono video che vengono visti solo dagli iscritti e soltanto da una parte degli iscritti, quelli più affezionati. A me fa molto piacere perché sto ricevendo veramente dell'apprezzamento, dell'incoraggiamento e ci sono persone che apprezzano quello che sto facendo sinceramente. Cioè, è proprio una cosa figa. Però, a un certo punto... Dovrò tornare a fare video che vengono cliccati per interesse nei confronti del tema e non soltanto nei confronti di vediamo che cazzo di video ha fatto Wesa. E questa è una cosa che prima o poi dovrò ricominciare a fare, sempre mantenendo uno stile più vario, creativo, eccetera, eccetera, però a un certo punto dovranno rientrare dalla finestra in qualche modo delle tematiche che fanno cliccare. Perché se no continuo a fare video per la crew, per i ragaz, per i miei, no? Che ci sta e non ci sta. Bisognerà alternare, trovare il giusto mezzo. Insomma, vediamo. Sì, si può fare. Non sono privi di senso, caro Riccardo Sandri, che figurati. Non sono privi di senso, non mi offendo, mi dispiace per te che non trovi il senso. Cosa vuoi che ti dica? No, a me piace invece la parte vlog. Cioè, sia ben chiaro, adesso dirò una cosa brutta. Come vi posso dire? A me non interessa che vi piaccia. Cioè, l'importante è che piaccia a me. Però mi interessano le critiche che hanno un'argomentazione, cioè che hanno un punto. Guarda, questa cosa non funziona per questo motivo. Questa è una cosa interessante. Se una persona mi dice questo video non ha senso, caro, che cosa vuoi che ti dica? Sono cazzi tuoi, non miei. Se questo video non ti piace, ehi, ti piacerà il prossimo, non è che ti deve piacere tutto, abbiamo gusti diversi, nessun problema. Però mi interessa quando mi viene fatto notare, guarda, sta cosa non funziona. Il ragazzo che mi ha fatto quel commento, il primo commento che ho ricevuto della fase 2.0 con qualcosa dentro, di quelli negativi tra virgolette, non è che abbia veramente argomentato, però almeno mi ha messo davanti agli occhi qualcosa a cui non avevo pensato. Esatto, Sizer. Sì, le pause sono lunghe, ma è effettivamente voluto. Cioè, voglio dare quel ritmo lì, poi ci sta. Cioè, lo so anch'io che sono lunghe. Però ci sta. Era Shadow of the Colossus.
Non so, Riccardo, non la fare allora. Che cosa vuoi che ti dica? Però non pretenderai che io prenda come una critica ciò che non lo è, quindi vedi tu, se devi dar fiato alla bocca, puoi farlo dove ti pare. Sì, panirico, no, ma la mia idea è comunque avere uno stile mio, avere uno stile mio. Però, insomma, è work in progress. No, 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 ma la 3D Girl non è da questo genere di cose, non è da questo genere di cose, non è da questo genere di cose. Sì, Fabio, giusto, 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 giusto. Assolutamente sì. Questa è una giusta osservazione. Se fai troppo così è nauseante. È verissimo, è verissimo, è verissimo, è verissimo. Io lo comprerei il remaster di Soch per PS4. Considerate che è un gioco con la sua componente ostica. Cioè, per fare una bella cavalcata filmata bene, cioè, non è così semplice. Cioè, fare l'attraversamento del ponte tutto bello preciso alla Sabaku, mi sembra una cagata, ma insomma, agro non è molto amichevole. Comunque, beh, sì, è un gioco consigliatissimo. Però è uno dei giochi più belli di sempre, no? A me fa piacere Nirvolo, considera che d'ora in poi saranno uno alla settimana, che è tanta roba, è tantissimo, è tantissimo, è tantissimo. Tlow 2 alti e bassi, alti tutto ciò che è tecnico, bassi la narrazione, fino adesso ha avuto dei bassi, non è tutta bassa. Grazie Gazeta, grazie mille del supporto. Però andiamo avanti e ora lo scopriamo, ora lo scopriamo. Grazie a chi lo ha apprezzato e, cioè, non sentitevi obbligati ad apprezzarlo, ovviamente non lo siete, ma nel senso andate tranquilli se non vi è piaciuto, nessunissimo tipo di problema, ecco. Però sì, vorrei. Magari venerdì ne parliamo ancora, cioè io ho bisogno di feedback circostanziati. Cioè, ci sta, di gusto per me non ha senso. A posto, ma mi spieghi perché, mi dici cosa. Ok, ma semplicemente per capire, poi io abbiamo gusti diversi, per me ha senso, ad esempio, ma. Nessun. Non voglio spiegarvi i miei video perché veramente finiamo nell'autoreferenzialità più totale, ma si capisce volendo. Poi ci sta tutto se uno non piace. No, mai nella vita, Michele, mi affiderei a qualcuno di esterno. Cioè, la sfida è fare essere io l'autore dei video. Se faccio schifo, me lo merito. Non c'è nessun problema, ma non mi interessa farlo fare a qualcun altro. Allora non è più il mio canale. No, no, non sono il tipo, ecco, non. Che è un'idea molto professionale, cioè è giustissimo il tuo consiglio, ci starebbe, però non è il genere di progetto che ho io, insomma. Cioè, se faccio cagare, voglio fare cagare. Non mi interessa pagare uno bravo per fare dei video che poi non sono miei, che mi frega. I bassi della narrazione, per me, di questo gioco qui, fino adesso, tutto il teen drama della parte iniziale, i dialoghi fra Dina ed Ellie, veramente non interessanti. Dal latte alle ginocchia puro, uno dice sono ragazzine, ho capito, ma ok, ma cioè, veramente mi hanno abbastanza respinto. E secondo me, oh, raga, faccio spoiler della puntata precedente perché se state seguendo la puntata 3, la puntata 2 almeno l'avrete vista. Secondo me, l'idea di giocarsi Joel così può essere una cazzata. Poi diamo per scontati i flashback e quindi non hanno veramente gettato nel bidone della spazzatura tutto l'investimento narrativo e l'insospeso narrativo che avevano creato. Quindi lì ovviamente sospendo il giudizio e poi sicuramente adesso arrivano cose un po' più fighe, un po' più interessanti. Certo, non sono interessanti per me. Pensa se parlassi per qualcun altro, Cole Phelps. Pensi che ogni volta che una persona apre bocca debba dire in my humble opinion? Se vuoi lo faccio, ma si allungano parecchi discorsi. Questo è figo, Michele. Non saprei neanche da dove iniziare né a chi rivolgermi, però è una cosa. Ha senso, ha senso. Sì, non mi è piaciuto per niente come è stato Joel all'inizio. A me non è piaciuto, cioè. E sono ancora qui che mi chiedo se il cringe della canzone l'ha provato Ellie come l'abbiamo provato noi. Cioè, ho visto diversi di noi che lo dicevano. E quindi fa parte di una. Però cazzo, povero Joel, cioè prima me lo riduce così, poi me l'ammazza, vabbè. Oppure non fosse voluto, e allora sono un po' dubbioso, ma sono sicuro che questo gioco decollerà, perché sentite, se tutti gli hanno detto che questo gioco è una figata, non sarà una merda, ragazzi, quindi stiamo sereni. Sì, ho capito che è un pezzo dei pergè, la scena rimane per me una cringiata. Comunque, pace, 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 pace. Anch'io la sensazione. Però essendo Ellie così espressiva.
Boh, forse è semplice, ci può anche stare che l'abbia tenuto per sé e fosse appena un pochino accennato, ma ci può stare, ci può stare, ci può stare. Vediamo, vediamo Fabio, ho molta fiducia, ho molta fiducia. Quel cliché lì, Filippo, vabbè, ci sta, dai, ci passiamo sopra. Vediamo, vediamo, vediamo. In ogni caso, mi fa piacere Shredikat ed è qualcosa che intendo fare. Insomma, vediamo, vediamo cosa salta fuori. Vediamo cosa salta, cosa verrà fuori nel tempo, insomma. Esatto, Michele, ma questo, il fatto della diversa estrazione di Ellie, del fatto che a 14 anni era immensamente più matura della sua età. E questi dialoghi veramente con una scrittura da Beverly Hills, da Dawson Creek, mi ha dato un pochino i brividini, vi dico la verità. No, no, ma ci sta, ognuno ha la sua sensibilità, ragazzi, e ognuno quando parla testimonia della sua sensibilità. Lo diamo per scontato, per piacere. Ciao Paolo, in bocca al lupo. Ma stiamo a vedere, Yanga. Ovviamente, raga, giocato 5 ore. Quanto siamo? A 5 ore di gioco? Vediamo, vediamo, vediamo. E sempre critica, polemiche continue. Andando avanti, finendo il gioco, criticate. Caro Deep Dark Doom, io seguiterò a fare il cazzo che mi pare. Tu fai quello che credi. Che ne dici? Mi hanno chiesto un parere sulle prime 5 ore, non ho mica espresso il parere definitivo sul gioco. Mi hanno chiesto che cosa ne penso, ho risposto. Non mi sembra di aver montato chissà quale polemica, sono perfettamente conscio che questo gioco cambierà, no? Decollerà. Dai. Allora, siamo qui. Mappa. Mappa per forza. Allora, il vero obiettivo è dove c'è il punto interrogativo cerchiato. Proseguiamo sulla nostra strada e vediamo che cosa riusciamo a fare. Ellie non ha problemi a lanciarsi, ma ancora meglio se c'è la scala, posto. Mamma mia, totalmente insensata la fluidità delle animazioni, è qualcosa di... Oltre, oltre. Penso di averlo già detto un centinaio di volte, ma è abbastanza difficile abituarsi a questa qualità, ve lo dico. Musica, è qui che dovresti andare. Ok, quindi è esattamente dove non andremo. Probabilmente ci sono più barriere di quelle che immaginavamo, eh. Credo che duri una trentina di ore abbondanti, eh. Vabbè, vediamo. Mi sa che in realtà il gioco ci spinge a fare quello che dobbiamo fare e pace. Adesso valutiamo. Mappa, mappa, mappa. Pensiamo quadrimensionalmente, no, seriamente. Ma in teoria siamo di fianco ad un posto. Ma accidenti. Fatemi. Devo guardare la freccia. Molto Silent Hill. Vediamo un po'. Cazzarola, questo posto ha un punto interrogativo. È qualcosa. Qui sfondiamo ed entriamo, dico bene? Perché ricordarsi i tasti, tipo. Vedo che me li sto ricordando molto. Alzati in piedi, grazie. Ok, qua c'è un po' di robina interessante. Wasn't Joel all about coffee? Kidding me? He'd trade half his stuff for a bag of beans. I never got it. Tastes like burnt shit. Thank you. Acquired taste, my ass. Ok, leggiamo. Leggi. Ehi, hey Davis, dovrebbero esserci delle provviste nei nostri vecchi rifugi del WLF. Mi viene da dire WWF. È uno sparo nel buio, ma ogni minimo aiuto è una benedizione. Prendi quello che trovi e vieni qui al Serevena. Al carburante pensiamo noi. Questa è un'info, vediamo se lei decide di utilizzarla. Non segna cose nuove. Non segna cose nuove. Ok.
La banca, se non ho capito male, bisogna passare attraverso quella parte sotterranea che avevamo visto essere piena di nemici cattivi. Infatti, siamo molto corti di munizioni. Qua abbiamo una carta. Ho visto che c'è la carta di Neil Druckmann che lo prende un po' in giro. La trovo una cosa simpa. Però è anche un po' strano, nel senso che scherza un pochino sul crunch. Se ne potrebbe discutere, comunque. Adesso non ho voglia di mettermi a guardare le carte. Per quello pensavo, magari quel passaggio lì lo faremo dopo. Oh, io qua sto dando per scontato che non ci sia nulla, ma con una tranquillità totale. Facciamo un'osservazione. C'è niente, ok. BD! Watch it, watch it! No, ma... Ah, brava da Dina! Dina, sei fantastica! You okay? Era immobile, non emetteva nessun rumore. Mi dispiace veramente di stare missando tutte le schivate in modo veramente atroce. Mamma mia. È terribile questa immagine. Dove probabilmente c'è stata la presa anche di coscienza dell'essere infetta. Ehi, questo è un oggetto speciale. Barcos. E c'è un gira. It says Barcos on it. What do you think it's for? No clue. Let's keep an eye out. Per aprire la la cuccia di un cane. Oh my god, lo sta segnando in mappa. E beh, se Dina si rende così utile, è chiaro che la sua reputazione cambia molto velocemente. E dialoghi per ora questi qua di circostanza. Essendo che la narrazione ha sposato tantissimo le cutscene, questi dialoghi di camminata sono diventati molto dei dialoghi di circostanza. Abbastanza insipidi rispetto al ruolo che avevano in The Last of Us 1, dove erano la gran parte dei dialoghi che tu ascoltavi. Ed erano molto più pesanti, anche perché non è che proprio che fosse un chiacchierone Joel e quando parlava era per dire qualcosa. Lì abbiamo quella cosa di Sixth Avenue, il cane. Non suona bene, ragazzi, però noi lo faremo. Noi lo faremo considerando che... Aspettate. Questa Jay? Help me out here. Maybe we can get in that one. Sì. Sta per Joy. Ah, le sto sbagliando tutte le schivate, ragazzi. Ah, per Jackson la città, giustissimo. Le sto sbagliando veramente tutte le schivate. Non ho minimamente preso il tempo a questo gioco. E non ne becco una. Oh. Speriamo di fare meglio. Infatti, quando ho visto, ho pensato, sparo. Poi ho detto, dai, cazzo, c'è una schivata. Mamma, corpo a corpo. Meno male che c'era Dina, sennò erano ferite vere. Perché non ci facciamo una bella osservazione qui sotto? Perché non si può scendere. L'ambiente è magnifico, però richiede di essere approcciato con calma. Io spero, ragazzi, che abbiate pazienza, perché... Bisogna dare il suo tempo a questo gioco, secondo me. È molto, molto diverso dal primo. Non abbiamo il corridoio. Io amo i corridoi, ma non per questo non apprezzo questo approccio. Allora, vediamo un po'. In teoria è qui. Finirà malissimo, vero? Fatemi guardare anche di qua. Finirà malissimo, vero? Ho una brutta sensazione. Non so perché mi viene in mente il da poco giocato Bloodborne. E io in Bloodborne non avrei mai voluto aprire le gabbie dei cani, ma lasciamo perdere. Andrà tutto. Ma in realtà qua non c'è un cazzo comunque. Ma ho sbagliato? Più in là.
Andiamo a piedi, già che ci siamo. Ah, ecco, ecco. C'era anche il cartello gigante per aiutare chiunque. Qua si scende alla grande, eh? E dovremo farlo. È cosa assolutamente da fare. Barcos. Hey, sì, lo è senza dubbio, cara Dina. Che in realtà è sempre carino da parte tua essere così collaborativa. Wanted. Ma si può dare un'occhiata. Jason Patterson, Emma Patterson, Isaac Dixon, Marcus Wilson, Luis Sanchez. Chissà se li incontreremo. Barcos? Vorrei entrare da Barcos. Ah. Cazzo, raga, abbiamo 5 proiettili. Io devo andare di schivate. No, non ha senso. No, devo schivare. Schivate coltello, ragazzi. Non c'è altro. Andrà malissimo. Però i cani sono percepibili, eh. Ellie. Dai che ce l'hai. Oh shit. Sì, sì, bisogna esplorare. Poi sai. In realtà è più probabilmente un corridoio molto dilatato nelle sue pareti laterali, mettiamola così. Però ciò non toglie. Ho un bad feeling. Non so se accendere la luce oppure no. Boh. PD. Non lo so. Speriamo che sia solo una baza. Vediamo subito qui. Ci considerano conigli. Mostra i denti. La loro propaganda? Reminds me of the fireflies in Boston. Le fireflies. Protectors of the Constitution, they called themselves. What was their deal? Ex-Fedra types who thought Fedra had too many rules. Okay. They ran protection rackets. They nascono took da lì. Multiple wives. Great dudes. Ugh, yikes. Yikes. Yeah. Allora, lì abbiamo cose interessanti. Partiamo dal meno interessante, cioè da qui. Forse a breve avremo anche di che pimparci. Vediamo qua. Lei ma pizza adesso. These are plans to hit a Fedra convoy. Colpire un convoy, quindi un attacco. This place must be old. Yeah. I don't think anybody's been here in years. We could take a look. Interesting. Vedete quanto serve osservare. Abbiamo due posti lampeggianti. Questo è quello che ci hanno appena messo in luce. Anche l'altro, direi. Allora, qua prendiamo. Think we got everything here. È molto carina la cosa che ti dia questa informazione, ma non so se contarci. Cioè, era vano finché non lo dice? Boh, forse è eccessivo. E qui che cosa c'è? Goonie and Ghost would have loved this. È un upgrade? È un miglioramento della quality of life veramente interessante. Ci stava a venire qua? Eh? Arrivo, Dina, arrivo subito. Aspetta che sto un attimo pistolando. Non smettere di volermi parlare. Dove sei? Dina! Torna subito qui! Ci sono! Ci sono! No! Mi sono perso un dialogo! Hai ragione, Enrico. Mi sono perso un dialogo. Ma che pacco! PD. Com'era così? Vediamo cosa possiamo fare. Uno di questi ci sta sempre. Ma lo posso fare? Sì. Una molotov. Sì. Ok.
Buono, buono. Così adesso andiamo veramente a prendere altra roba. Velocità, movimento, modalità, ascolto dovremmo esserci, ok? Kit medici rapidi, velocità dell'uso ci può stare, incrementa la tua energia massima, costa 60, ma... Ah, sono conseguenti, questo lo dobbiamo fare assolutamente. Ok. Bene, bene, bene. Va bene. Va bene. No, questa me la metti via però, carelli. Perfetto. Ma qui non si può, non posso sfondare la porta per fare una shortcut, no? Va bene. Accidenti, Dina, spero che tu ritrovi la voglia di dirmi quelle cose che dovevi dirmi, cioè ci tenevo. Sei in una relazione, non c'è dialogo, non puoi nemmeno saltarlo. Un dialogo sull'avere un animale domestico, nulla di importante. Accidenti. Acci picchia, va bene. Mappa. In realtà, a dispetto della mappa, ora vorrei scendere. In realtà, che poi non è neanche a dispetto della mappa, perché ci porterebbe a quel punto interrogativo. Devo dire che però là in Madison Street, verso ovest, sono molto curioso, però sono curioso di andarci a cavallo. E lo facciamo. Madison Street dovrebbe essere molto vicina, no? Tipo è questa, tipo. Fammi capire, posso? Dovrei riuscire, no? Ad arrampicarmi. Accipicchia, dai che di solito... No, se davvero volessi ce la faresti. Ah, ma non ce n'è bisogno, sorry. Sto facendo la cosa giusta, vero? Beh, sì. Ah, ma io qua ci avrei messo delle cose, non ci abbiamo messo proprio niente. Lei ha detto c'è qualcosa. Ah, use gate code. Ottimo. Ottimo. Ottimo, ce li abbiamo. Usa il codice del cancello. È il gate west 2. Ok, andiamo a vedere. Ho sbagliato, abbiate pazienza. Cavallo mi sembra comodo, si usa volentieri, devo dire la verità. E 0451. Dico bene? Era West 2? Sì. 0451, via. In realtà tu puoi fare veramente il ladro. Il ladro gentiluomo. Nel senso, puoi veramente farlo semplicemente ad orecchio, eh. Puoi davvero farlo solo ad orecchio. Carta collezionabile Flo. Un giorno ci prendiamo 5 minuti per guardare le carte che stiamo raccogliendo. Sappiamo che c'è l'easter egg di Drachman, eccetera. Va bene così. Adesso non voglio mettermi a guardare le carte. Molto molto bene. Questa è stata un'ottima esplorazione, fruttuosissima. E a questo punto, Mappizzo, stiamo evitando a tutti i costi di andare avanti. Scenderei proprio là. Noi come Melopius. Non ci dedichiamo. C'è una carta che si chiama tipo Foucault. Ah, figata. Non vogliamo dedicare una live alle carte di Clow. Allora, ragazzi, adesso si scende. Qua saranno amarissimi. Quindi stiamo molto attenti. Allora, là c'è la morte brutta e qua la morte un po' meno brutta. Dobbiamo un po' a cavallo percorrere questo letto di fiume. Cercare di capire. Innanzitutto, qual è la sua estensione?
Forse banalmente lo fanno iniziare qui e dopo non c'è più nulla e mi devo affacciare, giusto affacciarmi per capire se è vero. Direi proprio di sì, molto bene. E quindi inizia da qui. Ok. Chissà se riserva sorprese. Mi avrebbe quasi voglia di andare a piedi, ma mica perché il cavallo non vada bene, ma solo per essere più accorto. Ragazzi, siamo a dei livelli di ravanaggio probabilmente eccessivi, però Tlow lo vuole. Scusa, ma noi siamo arrivati da qua, tipo, no? Esatto, fuck Fedragate. A posto, molto bene. Sì. A posto, andiamo di qua. Riusciremmo mai a salire lì su? Noi vogliamo salire qua sopra, però, eh? Noi vogliamo assolutamente salire qua sopra. Che cazzo? No! Non lo posso fare! No, non lo posso fare! Non posso dal cavallo salire sopra, che voi sappiate! No! Allora da sopra, no! Merda, devo farlo, ragazzi. Questa è la vera quest. Però guardiamo un attimo qui. Ok. Questa è la vera quest. Cioè, lì c'erano delle bazze, si vedeva. Dina. Dobbiamo salire da là. Lo facciamo. Allora. Ah, sì. Molto bene. Ah, molto bene, sì. Confermato il molto bene. Scendiamo. Ok, questa è la strada, ma prima vediamo cosa c'è qui, se c'è qualcosa. Stai serena? Un ambush. Eh sì. Makes you think about the soldiers are just doing their jobs and then... Proprio così. Proprio così, Dina. Avrei risposto anch'io quello che ha risposto Ellie, ma ciò non toglie che sia. Easy jump, don't worry. Easy jump. In my blood, so. Non ti è andata bene, caro. Man, check this out. This thing's a relic. Here we go. Non prenderemo l'accetta. Yes, vabbè, non è overpowered, però è simpatica. Yes! Cazzo, bello. Prima provo a vedere se posso salire sopra, non credo. Direi proprio di no. Mi sarebbe piaciuto salire qua sopra, sarebbe stata una figata. Vabbè. In questo gioco, quando trovi una corda, esulti, eh. Questa cosa è da prendere in considerazione. Calati da una spesa stringendo una fune per scendere in sicurezza. È mia che me la posso portare via? No. A me non me ne frega nulla. Cioè, io devo assolutamente andare là. Cioè, se mi fa scendere sotto, non ho vinto niente. Che cacchio? No, non è quello che voglio fare. Cioè, ci stavo a provare, ma... Ah, ma ehi, ma noi facciamo Tarzan. sorry. Ora lo faccio. Bello. No! Che momento amaro, ragazzi. Ah, si possono rompere i vetri? Beh, sì, in effetti è vero. Si possono rompere i vetri delle macchine, cosa che non ho, credo, ancora fatto, eh? O forse una volta sola. Quindi, sì, è una cosa che considereremo più spesso. Adesso non lo farei col mezzo militare, ma è un giusto suggerimento. Tipo, qua non... Ovviamente no, ovviamente Ellie, stai sereno.
Oh Gesù! Ho avuto paura. Ho avuto paura di fare la cazzata. E ho evocato il Cristo. Ecco. Hold on. Hold on. Un po' meglio di prima. Un po' meno fretta di finire di dondolare. Così. C'è così. Vorrei finire direttamente sul loot. Ancora lì. Ancora. E siccome non mi ferma già bene, crederci da matti. Bravissima. Bravissima. Vabbè. Quanta roba. E tu? Ah, io sognavo, eh. Sognavo che questa fosse una cassaforte o qualcosa del genere. Che dettagli, comunque. Cioè, dare per scontato quello che stiamo vedendo non è possibile, secondo me. Bravissima, Dina, vieni mo. Ehi, sono qua, sono qua. Dina, ma vabbè, vabbè, vabbè. Cosa scegli? Vabbè. Mi è rimasta una curiosità su questo camion, devo capire. Ok, proseguiamo, proseguiamo. Sì, ci sta che sia caduta, cioè... Secondo me è coerente con l'animazione che abbiamo visto, proprio sbagliato. E va bene. Adesso, non ogni singolo camion è blindato. Soprattutto i camion blindati mi danno l'idea che non ne caviamo granché, quindi non vorrei esagerare. Qua sono fascists. Quindi WLF sono liberali, diciamo, e il loro spregio delle regole fa sì che diano dei fascisti a destra e a manca. Non è assolutamente detto che lo facciano a torto, lo scopriremo, vediamo un po' intanto, rispetto al Fedra. Ah, si sale di là, a posto. Solo di là? Direi proprio di sì. Quindi un po' Secret Hitler, no? Fascisti contro liberali. Non suona bene. Non mi sembra, non mi sembra la, di là, allora. Got a caravan. Military got their ass kicked here. WLF. These guys don't fuck around. Ah, non c'è dubbio. Ma io volevo andare di qua. Ecco una macchina su cui provare i pugni sulle macchine. No. Ah, ho sognato. Sarebbe stato... Ah. Peccato. Niente, vabbè. Peace. Non andremo mai di là? E invece dobbiamo andarci. Dai, cazzo, dobbiamo andarci. Shh. No! No! Quale camion, ragazzi? Questo in mezzo all'acqua? Ehi, è un interagibile. Pazzesco, non l'avrei mai detto. Oh. Oh. This guy was an officer. Traveling in a ration truck? Trying to hide, maybe? Unsuccessfully. Ai, 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 ai. Ha cercato di viverci qua. Hanno cercato di viverci qua dentro. Vedete le scorte?
Tutto è pronto, non resta che attendere. Una volta intercettato il convoglio e catturati gli ufficiali della Fedra, potrai abbandonare la posizione e raggiungerci. Sono consapevole dei rischi che hai corso, con il terrore che ti scoprissero. La tua lealtà alla nostra causa è molto apprezzata, Isaac. Molto apprezzata. Molto. Molto, molto. Funzionato. Cazzo. Cazzo. Comunque, buchi di proiettile ovunque. In ogni caso abbiamo fatto. Era un infiltrato. Era un infiltrato. Va bene, abbiamo completato la porzione di mappa. Isaac pare proprio essere il capoccia, pare proprio essere il capo degli stronzi. A questo punto si va avanti con il gioco. Incredibile, ma vero. Perché? Quello ci rimane da fare. Direi, a naso. Sempre dando un'occhiata, sempre facendo i giri lunghi. Tipo qua ci affacciamo senza dubbio. Scusate, faccio questa curva. Tanto per, mi sa che abbiamo anche già fatta. Per caso si ravana qui? Scusi, lei... Sì? Sì? Ah, ma da cavallo però non appare il triangolo. Queste munizioni sono oro. Ne abbiamo talmente poche. Mamma mia. Sì, il sottopasso pericoloso lo vorrei fare dopo. Non so se sia una sciocchezza. Non posso saperlo, onestamente. Però, mi viene da dire fallo dopo. Perché c'era un sacco da sparare, cioè, oddio. La vedevo dura farla stealth, tipo, magari invece sì. Ma siamo arrivati, praticamente. È proprio la banca. È proprio la banca. E infatti l'avevamo letto lì, per forza. Allora facciamo il sottopasso, ragazzi. Mi avete convinto. Mi avete proprio persuaso. Facciamo il sottopasso. Facciamo il sottopasso e lo facciamo stealth. Allora, il dogma per il sottopasso è... Non posso sparare. Vediamo un attimo se riesco a interagire. Scusate, sono un tentativo. Ehi. Però questo non... Cioè, è solo vandalismo. Cioè, non mi sta portando del ravanaggio. Però... Buono a sapersi. Buono, insomma. Buono. Bello. Non possiamo sparare. Non possiamo sparare. Se iniziamo a sparare, bisognerebbe ricaricare. Perché non Non siamo in condizione. Qui abbiamo già fatto tutto, Non lo so, cioè adesso non vorrei mettermi a fermarmi ad ogni automobile, sinceramente. Vorrei neanche perdermi, non era di qua. Qua dovrebbero esserci... No. Qua ho avuto un problema, un raro problema. Eccoci qua. Ok, è il momento di farlo. È il momento di farlo. Ma non di qua, ho sbagliato strada. Pensavo fosse questo il buco, invece è sotto. PD! Credo anche. Oh, bella la ricorsa. Credo proprio di aver scazzato pesantemente. Era più sotto. Mi sembra fosse. Scusami, Dina, ma io devo anche capire. Abbiamo già fatto sta gara, abbiamo già ravanato qui. Comunque è là l'ingresso, l'ho visto. Possiamo andare a piedi. È là. Ok. Oh, PD. Cazzarola. E loro avevano esultato. Vi ricordate che quando siamo andati via, che Dina, credo, o Ellie,
Dina, credo, ci ha detto, hai fatto proprio bene ad andartene. È un po' troppo pesa quella situazione. Ottima idea andare via. Vi ricordate? Il gioco ha cercato di dircelo. Io invece do retta a voi. Ragazzi, so che voi invece cercate le gags. Cazzo. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. No, ragazzi, ma non è possibile fare sta parte. Giubbotti antipro. Mi sto cagando veramente addosso. Shintaro Kago è nel pieno dei suoi poteri. Ho un'idea, ragazzi, sparerò. Mi rimangio tutto. No, non posso, solo 3 proiettili. Cazzo, aspettate. Anzi. Ragazzi, no, ce ne sono anche di là. No, non lo fare. Fai questo. No, dovevate essere tutti lì! Vaffanculo! No, devo rifare! Ma dove andate via? Devo rifare, vaffa! No, ragazzi, non si può. Non esiste. Cazzarola, eh? Il mattone è già andato. Com'era con la X? Era con la X la gag? No, era con questa. No. Come cavolo si faceva? Non mi ricordo più. Come si faceva il mirino? Dove cazzo è il mirino? No! Ma non ha salvato, ma va a zappare. Ma non ci posso credere. Corri, Ellie, che... Ah, beh, perché è chinato. Dai! Ma non ci posso credere. Quindi non abbiamo fatto il ravanaggio là. No, ma che è sta gag? No, assurdo. Mi serviva la scusa per droppare l'aria? Certo che sì. Ma voglio tornare col mirino. Ma io non ci posso credere, ma... Forse non ha semplicemente salvato il pimp. Perché in realtà tutto il resto c'è. Me lo considera completato. Bravo cavallo che fa le scale. No! Sì! Palle. Ma c'è ancora la roba qui. Ma è assurdo! Perché me lo dà cancellato di mappa? Bastardo? A questo punto mi domando se il negozio musicale sia di nuovo da ravanare. No. Ok. Abbiamo più robe, eh? Riavvia scontro.
Comunque non ha niente a che vedere con questa roba, questa roba l'abbiamo fatta nella scorsa. Quando clicchi continua storia nel menu principale, continua dall'ultimo autosave, non dall'ultimo salvataggio manuale. Ah, ok. Ok, ok, questa è una buonissima informazione. Meglio fare un salvotto manuale e poi ricordarsi di ripartire da lì. Possiamo aumentarne la capacità, non i danni. Anche la velocità di ricarica. Non l'avevamo già? No, questo no. Però ci sto, lo faccio. Un po' di gun porn che piacerebbe a Kojima. Devo affacciarmi un secondo, ma veramente la cosa di... Un secondo per vedere se... Secondo me risulta ravanata quest'area qua, vediamo. Tipo sto cassetto dovrebbe già essere aperto in teoria. Però vabbè, ci può stare, magari il cassetto non se lo ricorda e vabbè. Questo è già aperto. Sarei dell'idea, e qui da dove abbiamo iniziato oggi, sarei dell'idea di considerare, anche perché se ci ha fatto partire da qui, certamente il negozio era ravanato. Sì. Il negozio sì. Torniamo là. Riavvia scontro. Ricordiamoci salvataggi manuali. Insomma, va bene. Andiamo. Le rotule domani. Adesso, prima dello scontro, faccio un salvataggio manuale. Che schifo non fa. Però non dovrebbe essere uno scontro. Però sapete perché? Il camion con la persona dentro. Oh cazzo, come no? Non me lo ricordo neanche. No. No, quello è salvato. Le cose di oggi non hanno nessun problema. No, i manuali non si sovrascrivono con gli automatici. Sono due cose diverse, ma tipicamente sono due cose diverse. Ti piace questa specie di hub? In realtà sì. In realtà è una vera figata. Allora. Salva partita. Lui fa un autosave. Ma a me non interessa. Io gli voglio fare anche un salvataggio manuale. Bene così. Perché dicevo che sono scettico sul farla stealth, al di là delle gag? Perché io quell'area lì la devo ravanare. Cioè, averceli in giro mi crea dei problemi. Molto grossi. Comunque. Ah, era X, sorry. Madonna, 3 proiettili. Che amarezza. No, ma in realtà non è tanto l'arma giusta, eh. Maledetti, vi odio. Stai fermo. Puoi stare fermo per piacere. Voglio vedere se lo seguo con un colpo. Al diavolo, maledizione. Questo ci vedrà. E non ci spreco, non posso sprecarci. No, sto sbagliando. Cazzo, è un errore. Vai via, non vedere. Ok, non guardarmi. Vai via. Devo provare l'headshot al coso per capire se ne basta uno. PD, ma dai, e questo cosa, che fine ha fatto? È sparito. Ah, vai a zappare. La bomba stordente? Potrei usarla. Lasciamo che il fuoco bruci. Sappiate che non credo che questo sarà un tentativo da me salvato, eh.
Ma perché? Lì dovete stare, maledette bestie di Satana. Accidenti. No, 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 no. Usa la pistola cattiva. Mi dispiace ragazzi, ma noi dobbiamo ucciderli. Ma se non ci sono più clicker, abbiamo vinto. Vieni. Dina. Ok. That's all of them. Spettacolo. God. Dina, ragazzi. We found the bank. Dina, ragazzi. The body armor? They don't look like soldiers. Yeah. Not sure. Forse si sono comunque dovuti adattare al difendersi nel migliore dei modi. E ci sta, ci sta a provare, secondo me ci sta a provare la schivata, perché è la vera figata, è la vera novità. Dai. Vediamo di trovare un po' di oggettini, un po' di cose simpa. Questa doveva essere la grande armeria, no? Nella leggenda metropolitana. No. Vabbè. Va bene. Facciamo prima il giro stronzo. Potrebbe essere molto più impegnativo di quanto pensassi, eh? Non è facile schivare, ovviamente. Cioè, o meglio, bisogna abituarsi. Perché chiaramente loro hanno questo modo di muoversi erratico. È la baza degli zombie in tutti i giochi. Cioè, non stanno fermi e non c'è modo veramente di... Bisogna un po' imparare come si animano. Non mi piace molto qui. Però sembra che i pericoli siano finiti. Vediamo qui. Ai. Cassaforte 602306. The guys were trying to rob the bank. Oh shit. Ah, dei ladri. It's like that movie. Which one? The one with the surfer bank robbers. Oh yeah. Love that movie. Ok, ok. Com'è che si chiamava? Point Break. Point Break, sì. Vabbè, non ho memorizzato il numero, dopo lo rileggo. Non si intende una di queste cassette di sicurezza, bensì la grande cassaforte. Ragazzi, se non c'è un mostro dentro, io sono il papa. Per andare nel menu così. Esatto. 602306. Dai. Here we go. Ho sbagliato. 06. È soddisfacente sentire il tic. 06. Yes! Dite che il mio papato è già iniziato da un pezzo. Te, ci metterei un bloater qua dentro. Speriamo di... Dina, stai molto attenta a sporgerti. D'altra parte, se Dina va serena, possiamo stare sereni tutti. Ma che figata! Shotgun! A te non serve più. E abbiamo sprecato tutto per pimpare il fucile. Ah, vabbè, in realtà... Tutto fa brodo. Dollari non sono neanche raccoglibili, perché non significano più nulla. Bella sta cosa. Bella. E Dina, hai visto quanti soldi? Look at all this money. The bag's full. Man, if we were back in the old world, we'd be rich. Fantastico. Va bene. Beh, no, no, non abbiamo trovato qualcosa da poco, vediamo qua. Secondo me
li mettono con un ghigno. Oh, mettiamo un cassetto vuoto là. Facciamo la gag, facciamo la gag. Ah, questo lo apriranno. Ah, che polli. Ah. Oh, mettiamone un altro, mettiamone un altro. Sì, ragazzi, non esagerate però. Mettiamone tantissimi. Ok, 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 ok. Ok. Oddio, 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 oddio. Le ho lasciati dietro. No. No, ne ho lasciati dietro. Il foglio. Che cazzo ho lasciato indietro? Ma come? No, ragazzi, no, no, io non l'ho visto il foglio. Allora non era una presa per il culo. Pesissimo. Mea culpa, mea culpa. Sorry. Sorry, ed era un anello. Sorry. Sic parvis magna. 29 gennaio 1596. 9-32-79. Cosa vuol dire così, così piccolo, così grande? Dal piccolo al grande. Non so cosa voglio dire, ragazzi. Ma non mi appaiono i triangoli. Come faccio ad aprire roba? Ah, qui c'è un foglio, pesissimo. Pesissimo. Dalle umili origini verso grandi... Ecco, quella era la base. Quella era la base. E, fanculo, io qui nemmeno ci volevo venire. Quello stronzo di Neil mi ha incastrato. Diceva che la polizia era troppo presa a inseguire quei malati. E diceva che sarebbe stato un gioco da ragazzi. Ovviamente sono arrivati quei bastardi infogliati e tutto è andato a puttane. Ho strappato via Kyle da morte certa. E per i morsi quasi ci lasciavo il braccio. Poi i miei uomini mi hanno chiuso qui dentro. Quando arriveranno gli sbirri trascinerò nella merda tutti i miei cari amici. Nessuno può tradirmi. Dirò ai giornalisti e alle TV che Kyle Peters, Leon Travis e Neil Grant sono dei codardi di merda. È una cheat? È una cheat Uncharted? È una cheat Uncharted? Ok. Ok, non la posso beccare. L'anello lo era. Ok, ok, ok. Ok. Va bene. Va bene. Posso girare il foglio? Non ci ho fatto caso. Vediamo. Inizio a sentirmi strano. Sto sudando come un maiale. Il braccio che hanno morso è tutto rosso e scuro. Faccio fatica a concentrarmi. Merda, allora è così che funziona. Mi sto trasformando in uno di loro. Fanculo, se devo morire, morirò da uomo. Cazzo. Cazzarola. Anche il foglio con il codice. Com'è che non li ho guardati, PD? Sbagliato, ho sbagliato, mea culpa, mea culpa. Eh sì, come Kurt Cobain, davvero. No, questo non ce l'ha, questo non ce l'ha. Sì che ce l'ha! E perché non me lo fa vedere sopra? Non c'è il gira, non c'è il comando gira? Sì che c'è, è in basso, a posto. Leggi. L scarica NKB... Porta principale alle 01. Ok, sono semplicemente i loro piani. Ok, ok, ok. Sorry, sorry, sorry. Ma non lo metteva sopra di solito. Imo. Possiamo andare avanti nel gioco, ragazzi. È ufficiale. Direi. Vaffan! Me lo vogliono far usare! Corri, corri, non abbiamo tempo. Ah. Ce la fai, Dina? Dina? Accidenti. Grazie, Loeb. Bella per te. Ma chissà da dove è arrivato. Così, gag? Lo so, tendo però a giocarlo un po' soulsianamente. Andiamo. Perché sono ciechi quelli, gli altri non sono ciechi. Quelli con la faccia esplosa a fungo floreale, lì non si capisce. Non hanno chiaramente gli occhi.
Sì, 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 certo, certo. Te lo fa capire, è una cosa importante in realtà. Ci siamo. A questo punto non so più se devo fare i salvataggi. Cioè, se mi convenga o meno fare dei salvataggi manuali, boh. È che nel dubbio uno inizia a farli di brutto. Ah, lo faccio. Si entrerà dalla porta principale? Scommetto. No, vabbè, non vuol dire. No, questo collega all'esterno. Ok. Peso. Vediamo. Ok. Worth a try. Let's keep looking. Cerchiamo ancora. Ok, grazie al dottor Lele. Ci provo. Non garantisco, però. Ah, beh, di là. Non ci avevo mica fatto caso. Tanto. Ah, qua mi viene tanta curiosità. Come si fa a non esplorare qui? È impossibile non esplorare qua, ragazzi. È impossibile. L'abbiamo già fatto, per caso. No, è esattamente la strada che dovevo fare. Ottimo. Ehi, Ellie, ok. Non ho anche capito cosa raccogli. Mi puoi andare qui, per piacere? Ok. Gavin. La settimana scorsa Derek ha avuto un incidente spiacevole con una finestra rotta, avrebbe perso la gamba se non l'avessimo trascinato al Serevena. Mi sono premurata di rifornire un paio di basi d'appoggio. Visto che passi di là, potresti rifornire il presidio Ovest 2. Il cancello è rotto da secoli, ma la combinazione è il vecchio codice per Ovest 2. Vediamo se aggiorna, ma in realtà è quello che abbiamo già fatto. Forse sto iniziando a chiedere un po' troppo a questi salti. Ecco, c'è da pagare il parcheggio. Non so se anche nella vostra città è una vera e propria tassa. Ok. Ci siamo, eh? Questa è palesemente la strada giusta. Liscio. Ma pensa, dovevo sollevarla. A chi se lo sarebbe immaginato? Scoccia del fare stealth è che poi non posso ravanare in pace se li lascio vivi. Capite cosa intendo? Turista per passione. Trofeo guadagnato. Ma che cazzo, non è un... Turista per passione, ma... È un trofeo... ma non posso... Posso uccidere col pugnale... Ah, anche il clicker. È vero. Allora ok. Ci sta. Sorry. Figata. Stai buono, merda! Maledetto. Che brutta gag. Però alla peggio, eh? Merda! Ma queste urla sono terrificanti, ragazzi. Merda! Quanti ce ne sono, PD? Cazzo. Ragazzi, non sono... Non so se sono in grado di giocare a questo gioco. Cazzo, siamo morti. Madre di Dios. Madre. Stai buono, non ho assolutamente la levetta pieno, non mi puoi rompere i coglioni.
Non ero neanche a tempo. Urla più umane, quindi ci sono dei runner. I runner sono i nostri guastafeste, lo sappiamo. Pitti. Però davvero non me lo ricordavo che si potevano ammazzare i clicker. Invece, dai, e sei sempre stato così, però. Passiamo di qua. Merda, ragazzi, ma queste urla. Ma facevano. Facevano così paura anche nell'uno. Ok, la torcia quando è il momento. Shh. Quello è un runner, porca loca. E noi siamo fottuti. Aspettami. Ho capito cosa vuole dirmi con la bottiglia. Quanti clicker ci saranno? Accidenti. Poi uno dice, beh, ma... Io potrei fare sta cosa bellissima. Ah, maledetto. Sarebbe una super figata. Chi arriverebbe qui? Aspettate. Nah, Statif! Ce l'avevo. PD. Fermati di nuovo. Fai di nuovo una bazzina. Voglio provare, ragazzi. Voglio provare. Lo so, fai lo stealth. Voglio provare. Buono. Siamo morti. Ellie. Ragazzi, basta triggerare e ci pensa Dina. Ma... I wonder what it was like to serve on a jury. Ma di cosa stiamo... It was fun. Sit down. Look at evidence. È enorme. Try to tell if somebody's lying. Ah, non posso. Give me 5 minutes of my knife. I'll tell you if they were lying or not. Oh, wow. Okay. Fuori dai co... Cioè, Dina è una roba inarrestabile. Ok, siamo free. Almeno così ci hanno detto con le loro chiacchiere. Quindi... non mi ricordo neanche che cosa dobbiamo fare poi noi qua. Non credo... Tenere... Partecipare a un processo. Cazzo, quanto bisogna stare attenti. Un po' viene da rushare, cioè da rushare. Devo togliere il pulsante dalla corsa, sennò mi schippo la roba. Cura per i dettagli, vabbè. Non c'è bisogno di dire nulla, è fuori dai coppi sto gioco. Bene. Madonna Dina, ma incredibile. Com'è che si chiamava Elizabeth? Si chiamava Elizabeth quella di Bioshock Infinite. Ragazzi, Dina è più forte di Elizabeth. Cioè, oddio. Certo Elizabeth ha certi poteri. Però, nuova super companion imbattibile. Fantastica. Vedi come farti andare a genio un personaggio. Ok. Andiamo qua. Più 25% energia. Questi sono maxati, quindi è confermato. Perché no? Non è mica male. Non è mica male per poi avere la velocità in movimento. Wow. Non è mica male.
Ottimo. Proseguiamo. Hey, a little help? Coming. Ho un altro ramo di abilità. È giusto. Le munizioni con Dina non servono. You're telling me you never got in trouble back in Boston? Oh, I got in trouble, but never landed in a courthouse. Scusate, il discorso dell'altro albero di abilità mi ha... Ah, beh, questi qua. Ok, ok, ok. Potenziamenti da mischia. Vabbè, per fortuna ho... i manuali di addestramento, nuovi percorsi, ok. La velocità di creazione. Bombe stordenti che diventano fumogene, figo. Pimpare le cure, ok, ok. Per ora sono contento così. E velocità di movimento è tantissima roba, eh. È tantissima roba. Chiedi a Dina di abbattere l'albero delle abilità. Ok, ok, quindi facciamo un po' di scorta, dite. Di pillole. Ho bisogno di pillole che facciano passare il mio mal di testa. Vi ricordate? Ho bisogno di pillole. Dina, stai... Vabbè che sei tu. Io non potrei avere più rispetto di così. Ma tutto ciò... c'è ancora sta gag. Cazzo, con tutte quelle automobili. Sono già state depredate. Leggi. Ufficio magistrale, libertà vigilata, aula distrettuale, Salazar. Che cosa ti devo dire? Bisognerà scendere e chi si è visto, si è visto. Non così, non adesso. Prima ci guardiamo intorno. Che paura. Però sembra davvero che siamo sereni qui, in una zona come questa? Ok. Ok. Ancora dei biglietti, eh? C'è un'attività di scrittura. Benny, il WLF sta per vincere, la città che darà da un momento all'altro e non lascerai la fe se, e se non lascerai la fe non potrò proteggerti. Fino a qualche giorno fa pensavo di capire cosa ti spingesse a restare con loro, ma dopo il massacro al mercato di giovedì non so più come tu possa definirci assassini e illusi senza ipocrisia. Quei poveretti volevano solo sfamare le loro famiglie e oggi avete iniziato a espellere gente per presunta sedizione, una condanna a morte. Ascolta, sei ancora in tempo, metterò una buona parola, vieni al Ruston Coffee. Ok, ok. Brought it on yourself, I guess. Cazzo. Considerazione che spesso fa Ellie. È molto cruda nel suo approccio. La conosciamo. Un po' di moonwalking, però ci sta sempre. Stai tranquilla, Dina, che facciamo tutto. Lì dovremo sfondare, ma voglio vedere se qui per caso... No. Dai. Ci avrei scommesso questa borsa. Chissà cosa c'è dentro. Si potrebbe aprire lo stesso, Ellie. Chiaro. C'è una musichetta, una piccola musichetta di trionfo che viene fuori. Ehi. C'è stato dato il numero di questa... Mi sembra di no, eh. Mi sembra di no. È più grosso. Figo. This might come in handy. Eh sì. Un macete. Fa sempre comodo. Sapete cosa faremo, vero? I soggetti vanno considerati bersagli prioritari. Emma Patterson, Jason... Ah, erano i ricercati. Isaac, omicidio di agenti Fedra, terrorismo, sedizione. Isaac Dixon. Allison. Mm-mm.
Tolto di Tony Parker, Dixon ha colmato il vuoto. Ora è lui il nostro bersaglio prioritario. Gli effetti personali... Ah, eccolo qui. Confiscati ai sospetti vanno riposti al sicuro. Il codice è 860722. 8606... Direi che era piuttosto evidente. 860... Ben due volte ce l'hanno detto per essere sicuri che aprissimo questa cassaforte. 860722. Yes. Adesso lo piglio. Tanta roba, ragazzi. Molto bene. Un foglio per terra, non l'ho visto. Eccolo qua. Riservato agli ufficiali federal del Fedra, un comandante. They were losing to the WLF and trying to escape. Merda, davvero? You don't need a lot if you're that vicious. Hanno perso la zona. Piano di emergenza, personale fuori. Ok, Jesse. Ho sempre agito nell'interesse della città e dei suoi abitanti. Ora saranno liberi dalla nostra presenza e alla mercé del WLF. Vediamo come riusciranno a sfamare e proteggere migliaia di persone. Che sia come... che strida... Okay. Non è andata bene. Ok. Va bene. Dai, ci stava la shortcut. Ci sta, infatti. Figata. Ora dobbiamo pensare e cercare di capire. Come possiamo davvero scendere? Così. Careful. Careful, sì. Acqua. Periodo di ascensori, fra Devotion e Silent Hill 2? Devo rifarlo. Là c'era la benzina. Vediamo se si può fare al volo. Cavolo. Ce l'abbiamo l'animazione come Dark Souls? Veramente? Uscita. Dov'è? No! Dai che sto ravanando. No, Kiddy. Dove cazzo è l'uscita? Dove cazzo è l'uscita? Non ho assolutamente capito. Dov'è l'uscita? Hey, come on!
fallo! L'abbiamo... Ce l'ha conservata! Ci ha conservato la benzina, ma che figata è! Dove cazzo devo andare? Non so capire. Si apre? No! Questo è stato un errore! Ah, li devo ammazzare, beh, che cagata. È che devo riuscire ad avere quel vantaggio necessario per prendere lo shotgun. Se no... Accidenti! Madonna, se sei grossa, Dina! Aspettate, le dobbiamo ammazzare tutti, ma con calma. Ma cazzo, Ravana! Vaffanculo! Non è immortale, non è immortale, Dina! Non l'abbiamo già raccolto? Forse si era buggato prima e non me lo ribugga. Ok, ok, aspettate un attimo. Ok, ok, ok. Quindi adesso prendiamo il gas. Non proprio una fase particolarmente rifinita. Abbiamo già. Abbiamo vinto. Posto. Hey. Without the gas. Ok. Beh, alla fine abbiamo sprecato due proiettili. Cioè, non male, eh? Non male. Cioè, poteva andare peggio? Perché è andata così male? Beh, abbiamo sprecato due proiettili. È un macete. Onward, Shimmer. Vabbè, pace. Cioè, ce n'era di gente lì dentro. Back there? Getting homesick? A little bit. You? Same. Miss having a roof. Ah, impossibile che non mi abbia tenuto il gas, ragazzi. Se non mi ha tenuto il gas, siamo al game over. Fixing up a farm just outside of Jackson. Why wouldn't you stay in town? I don't know. I like the idea of real sì, space. Che l'ha tenuto per forza, se no avremmo avuto l'interagibile, non c'è dubbio. Il prompt. Ok. So are we gonna, like, raise sheep and milk cows? Are you making fun of me? Adesso ci guardiamo. No. C'è qualcosa... C'è un inventario, tra l'altro. Nice. Really? C'è un inventario in questo gioco. Really?
ho beccato un altro bug. come faccio a beccare in inventario? Perché ora mi apre la mappa istantaneamente mentre prima dovevo tenere premuto? Boh. Vediamo. Come cavolo apro l'inventario? Ah, devo scendere. Ma io qua capisco se ho l'oggetto. Non lo posso capire da qua. Come faccio a capire se ho la benzina? Ce l'ho di base, di default. Loro l'hanno presa e ce l'hanno. Chi se ne frega della torcia? Non avete mai lasciato una torcia accesa in The Last of Us, che non si vede alla luce adesso. Non fate i fighi, eh. C'è l'icona a destra in basso. Ce l'ho. Posto. Non l'avevo vista. Il punto interrogativo sì che l'abbiamo cancellato. Dobbiamo tornare al Fedra. Vediamo se c'è altra roba. Ma è tutto cancellato. Andrei al Fedra. Al Fedra Gate. Ma sono molto contento invece. Cioè, un tentativo abortito e poi l'abbiamo ammazzati. Che cosa dobbiamo fare, ragazzi? In basso a sinistra? Allora. Ma non ci si può andare. Cioè, in realtà tutte le aree che vediamo non sono raggiungibili. È per quello che non... Il trofeo. Prima era arrivato un trofeo, ma forse... Ah, Gran Turista! Quello lì, allora non era... Infatti dice, ma che cazzo è un trofeo di Gran Turismo? Allora sì. Fedra, di qua. Sì, esatto, ok. Sì, c'era arrivato. Well, that was an adventure. Infatti pensavo, ma che cazzo è sto trofeo? Hey, it's a big city. E invece era il premio del Ravanaggio. Yeah, no. Just thought we'd see one of them now. Facciamo le bazze. Qui c'è il macchinario dove dovremo mettere la benzina. Here we go. Ma non fare la corsa campestre, ragazzi, io faccio quello che mi fa superare l'area, cioè non me ne frega nulla di giocare estetico, cioè gioco come funziona. Cioè non sono io che devo al gioco di giocare come si deve, cioè se il gioco mi fa giocare in un modo è colpa del gioco, mica mia. Lei è veramente tosta, mamma mia. Veramente tosta, Dina. Molto più brava di Ellie nell'aprire le cose. Non me lo ricordo. Come si chiama, tra l'altro? Gate East 2, ok. Allora, messaggio, chiave, messaggio, lettera, nota, foglio. Ok. East 2. Tra l'altro, fare uno sforzo per scavalcare poteva essere più sicuro. Comunque sia, simbolo inequivocabile là del WLF. Tipo, ora dovrei sfondare tutti i vetri di tutte le macchine. Non lo faccio con tutte, però questa mi ha incuriosito. Anche perché se ti trovi in un'arena, corri più veloce di loro, te la puoi giocare come ti pare.
ma non c'era l'opzione stealth, eri già scoperto. Non lo so, non vedo niente di strano in quello che ho fatto, però Pollage, nessun problema. Allora. Wolf. W-L-F. Già. I get it. Oh yeah. That makes sense. Saravena Hotel. Okay. Ma che figata questa. Chissà se si può. No. Nothing. Arrivo. Pazzesco. Questo è il suggerimento. Ragazzi. L3 suggerimento. Non ho idea di cosa fare. Sì, l'ho visto il runner che faceva i suoi saltini. È stato bellissimo. Suggerimento. Non so che cazzo fare. Posto, grazie. Grazie per avermelo notificato. Vabbè, adesso vediamo, La pullula. Qua c'è il solito cosino interagibile, motore. Non so perché. Potrebbe anche non essere una grande idea. Aspettate solo un secondo, no, lo sarà, c'è. Però lui ci dice che qua possiamo scavalcare. Chissà se ci si riesce ad affacciare. No, stai pure su, che non arrivano fino a qui. È opzionale. Perché se vado di qua, apro lì, ma davvero? Sarà non funzionante. Un bivio così, davvero? Davvero? You have a code for this gate? Not sure. Ah, non ce l'abbiamo. Controlliamo, ma gate East 1 è sicuramente, se siamo capiti, non è una cosa che possiamo fare. Chiaro, non c'è nessun bivio. Non c'è nessun bivio. East 1. Esattamente. Beh, oddio, nope. Qua... No code for this one. Shit, ok. 4, 3, 1, 4. In ogni caso, è uno di quei codici che non fanno il rumorino. In altre parole, sono fatti in modo che tu non possa in nessun caso riuscire ad aprire se non hai il codice. Perché non ti dà l'indizio. Per quanto, non potrebbe andare a tentativo. Chissà cosa succede ad aprire a caso un cancello che non dovresti assolutamente poter aprire adesso. Attenzione. C'è davvero solo quel runner? Il runner sportivo che avevamo visto prima. Nel caso, dobbiamo solo ucciderlo. Ma se è così... intanto ci dice, occhio ai clicker. Clicker. Quanti ne tieni? Ok. È tornato dentro. Mi domando, susciteremmo un'orda? Perché io voglio, ovviamente, e non abbiamo ravanato nulla, ragazzi. Lo so che lo state pensando, lo so anch'io. Non abbiamo ravanato un cazzo qua. Io voglio ravanarla sta zona. Infatti non voglio entrare, scusami. Che cazzo mi fai entrare? Non ho finito qui. Vediamo di... fare un po' Sekiro, solo molto più... lento.
è andato via. Ah, qui io speravo. Qua ho sperato. Qua confesso di avere sperato. Ma chi visse sperando. Niente, non c'è nulla. Lapidi, va bene. Che strano questo ingresso del runner. Che non si ripresenta, eh. Non si ripresenta. Ravanare Dina l'abbiamo già ravanata alla grande. Ellie, Dina se l'è ravanata alla grande. Alla grandissima. Quindi sì, dite giustamente, non funziona mettere il numero prima del tempo. Però se ci pensate, si potrebbe pensare una soluzione per evitare una piccola... come vi posso dire? Un piccolo momento in cui salta l'incredulità. Non funziona, perché non può funzionare a livello di programmazione. Vabbè, polleggio, cioè nel senso... Nessun problema. Però se ci pensate... Cazzo, ma veramente? Così male. PD. PD! È fatto apposta. E lì... qua mi fa un po' Snake, eh? Girati... Oh, quello era fatto apposta, ragazzi. Lì ci voleva, eh. Gruppetto Molotov. Oddio, come mi sembra che non abbiamo fatto una baza. Cazzo. Hanno cercato di uscire, avete visto? Ammesso che fosse... Ma io lo faccio venire, un runner, schivatina, Dina, cazzo mene! Lo so che voi volete lo stealth, ma a me che mi frega? Qua ce n'è uno, lì ce n'è uno, beh, ma sono gestibilissimi. So che voi volete questo. Shhh. Animazioni sensazionali. Incredibile. E che stealth ci vuole più tempo, cioè è anche più lunga come cosa. E vai lì. Lo triggeri, arriva Dina, hai vinto. Over there. Oh cazzo, veramente? Ma io lo posso fare silenziosamente. Merda, 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 fallo. Guardate Dina, incredibile, inarrivabile. Cazzo, c'era un drop, non c'è più. Ok. Ok. That's that. Qua c'è un'arma. Vediamo. Ah, sono munizioni, ok. Ai 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 ai. This one's fresh. And he's got one of those wolf patches. I see. Guess they didn't make it out with their gas after all. That's good, right? If those fuckers who killed Joel got taken up by some random infected, then they'd still be dead, Ellie. Ma non... I'm not sure that's justice. So, Ellie. Ragazzi. Grab what we can while we're here. Non sono sicura.
Che sia giustizia. Questa è pesa, eh? Questa è pesa. Questa è pesa. Non sono sicura che sia giustizia. Allora, Dina, fenomeno, ovviamente. Aspettate che in realtà non sono sicuro, non solo che sia giustizia, ma di avere ravanato. Quindi voglio essere certo. Qui non si va da nessuna parte. Lì abbiamo fatto, direi, sì. Ok. Ok, va benissimo. Qui abbiamo un tavolo con qualcosa, molto bene. Hop. Cassetto vuoto? No, pieno. Bella lì. Starebbe il minigioco, stile Final Fantasy. No. Qua siamo al massimo, quindi... No, ho sbagliato. Arrivo ragazzi, ora andiamo avanti. Fatemi solo fare una cosa che ritengo della massima importanza. Ok, va bene. Arrivo, state sereni, state tranquilli che facciamo tutto. Questo è l'andare avanti. No, questo è niente, ok? Sembrava un portale. No, questo è il camino. E questo è l'andare avanti. Facciamolo. Beh, quello poteva essere utile, Ellie. Non so come è messo il nostro macete. Non lo so perché non me lo dici, dimmelo. Tipo che non l'abbiamo? Honest. Non sento rumori di infetti. Quindi me ne vado anche sereno. Been shot. Hanno sparato a tutti. No. Tommy, che cretino, ma ovviamente. Ovviamente Tommy. Mi stavo veramente... È chiaro, cazzo, ragazzi, siamo stati preceduti da Tommy. Adesso fuoco amico, Tommy si sbaglia, uccide Dina. Ellie uccide Tommy. Non ve l'aspettavate. Quello che il pubblico non si aspetta. Sorprendiamoli. Ah, ho saltato una cosa. Poi Ellie per spiare. Ah, Ellie non può neanche diventare un infetto. Ci stava il gameplay. Giocare da infetti. Ragazzi, sto dicendo cazzate. State tranquilli. Allora, qui facciamo questa bazzina qui. Ecco. Hey, found their gas. Tantissima. We need any more. We know where to get it. Già. Si sale. Credo che sia la cosa da fare. Qui abbiamo fatto e saliamo. Via. Tommy, sei tu, vero? Sei tu, vero, Tommy? Ecco, una cosa che non vorrei, porca vacca. Aspettate. E si sale ancora. Questo mi ricorda un po' l'uno, c'era un'area simile. Non recognize this one either. Pitti. Se Tommy, figurati se fa rumore. Quello è un assassino, quello è un killer. Si è perso nel suo stesso museo. Attenzione. Last round, i manuali di addestramento sbloccano nuovi rami di sviluppo. Camouflage. Rivista ufficiale dei survivalisti. La questione camuffamento, proteggi, inganna e nasconditi alla grande. I 15 consigli degli esperti, 12 marche di nastro adesivo. Se siamo capiti. Ok. Furtività, il nostro. Eccolo qua. Crea silenziatori da pistola, da pistola. Bello, bello il silenziatore, bello. Molto bello, si può già creare.
Modalità ascolto appaiono più definiti. Bello. Movimento da distanza. Al di là di tutto, sono enormi. Ecco, questo è veramente un bel percorso. Creare silenziatori, vi dirò che è quasi qua. Però per il momento aspetto, per tantissima roba creare silenziatori. Cattiva. Cattiva. Quando Ellie vuole farsi la doccia fa così. Tante pillole. Bene, 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 bene. Sentite, ho letto in chat, non ci sono zombie, me ne sto tranquillo. Ah, questo... infatti, sembrava tanto un foglio da raccogliere. La strada del presidente è stato un successo, abbiamo tolto di mezzo almeno 3 di quei criminali, riportando sul governo, è stato bello poter vendicare i nostri caduti, abbiamo nominato Isaac comandante, riunione turbolenta, alcuni non gli hanno ancora perdonato l'esecuzione sommaria di quei prigionieri, io lo stimo, sa prendere decisioni impopolari. Questo era il 29, 4 aprile, sono a pezzi, per un ottimo motivo. Negli ultimi giorni abbiamo accolto 8 nuove reclute, 6 delle quali hanno disertato dalla Fedra. Le direttive di Isaac stanno funzionando. Oppure, a merito di tutti quei volantini, iniziano a prenderci sul serio, a vedere nel WLF un'alternativa possibile. Cacceremo a calci quei fascisti e ricostruiremo sulle fondamenta gettate da Emma e Jason. Ok. Oh, molto bene. Che belle però le ambientazioni, come sono fatte bene, mamma mia. Qua abbiamo una porta e qua un blocco, vabbè. Ehi, ehi, ehi. Che cazzo? Questo forse l'abbiamo già visto. Questo lo conosciamo. Tommy did this. È stato Tommy, bravissima Ellie. This? Eh sì. No way. No, it's definitely him. He's one of the ones that killed Joel. Sì. Merda, Tommy è incazzato, eh. Tommy è piuttosto incazzato, bella lì. Shit. There's another one over here. Questo è caduto dalla sedia sempre di tortura, eh? E ovviamente ha scritto qualcosa. Qua tutti scrivono tantissimo. Un codice. Non mi dice niente. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto, Ellie? Ellie! He was using them against each other. Li usava uno contro l'altro. How? Joel told me about this. Mi ha spiegato Joel per informazioni, no? You asked this guy a question? You don't make him say it, you make him write it down. And then you ask this guy, and if the facts match, you're telling the truth. If not, you fuck him up. Yeah. Quindi in teoria non hanno detto la verità, anche se poi potrebbe averli uccisi comunque. East one. Another gate code? Looks like it. Yes, quello che ci mancava. Il codice di cui avevamo bisogno. Quello che dicevamo prima. This just happened, though. Che espressività incredibile. He can't be far off. Yeah. Oh, 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 oh. Cazzo, allora. Ma guardate le espressioni, i dettagli. Incredibile. Avete visto... l'espressione che ha fatto proprio alla fine è l'incredibile. Come le espressioni di Dina quando Ellie suonava la chitarra, eh? Mamma mia, Antonio, forse sarebbe stato addirittura esagerato. Forse sarebbe stato addirittura esagerato. Però sì, sarebbe stato incredibile. Ma hanno delle... Ieri quando lei suonava la chitarra, Dina aveva un'espressione... Non c'è un motion capture che possa fare una cosa del genere. Cioè, tu parti da un motion capture, ma c'è un lavoro post pazzesco. Qua siamo al massimo, che cos'era? Sorry. Carta. Cioè, sembra che si sia arrivati a un livello
Per cui, partendo dal motion capture, tu, regista, tra virgolette, puoi rifinire la recitazione dei livelli che, raga, gli attori non servono più a niente. Gli attori sono solo una traccia. Ora, Dina si è sporta, a me sta bene. Ma questo è un non ritorno. Noi non riusciamo più a risalire da qui. E noi sappiamo benissimo di avere lasciato un intero piano di questo albergo non esplorato. Poi magari non si può. No! No! Non c'era niente, beh, meno male. Però dai, questa cosa è un po' una cagata. E questa porta chiusa è un po' una cagata. Vabbè, pazienza, no, non ce ne facciamo. Non ce ne facciamo un problema. Il martello, ma ne abbiamo uno che ha 5 tacche. Male fanno male tutti. Sì, sono d'accordo con te, Nirvolo, però non una porta che prima era aperta e si chiude in modo inspiegabile. No, in generale sono d'accordo con te. Discorso che facciamo con Silent Hill 2. Va bene, dai, saltiamo giù e basta. L'ho fatto veramente male. Perché siamo qui? Shortcut. Wow. I know you said Tommy had a rough past, but fuck. I know. Are you okay? Si vede che... No, siamo qua. Okay. Tommy. Ellie. If I had my sister's killers tied to a chair, I'd do worse. Okay. I hear you. È logico. I hear you. È logico che sia così, è logico che sia così. You get the generator. I'll open the gate. You remember the code? The one written in blood? Huh. Yeah. Okay, grazie. Okay. Wow. Mini gioco. Da non sottovalutare. Okay. È andata. Got it. And I got this. Big question though. Where does this take us? Say we find shelter and we set up camp. Maybe somewhere high up so we can scope out the area. I like that idea. Ragazzi, okay. Piove. Let's look for an open building. Preferably with no infected. Or WLF. Scelgo holes. Di non sfondare i vetri delle macchine. I still have some of those almond things left if you're hungry. Cazzarola. Not really. You should eat something. Oh my god. What? I sounded like my mom just now. Non posso. I'll be fine. Perché se ci sono delle bazze. Buono. Ok? No, non questa macchina. Ok, lasciamo stare, dai. Non ha funzionato. Meno oggetti in angolini videoludici, eh? Questo è apprezzabile, ma chiaramente uno ha l'esperienza di videogiocatore e non farà in tempo entro la durata di questo gioco a liberarsi di quelle abitudini di cercare dietro gli angolini. Che poi io amo gli angolini con gli oggettini, però capisco che ha anche senso farti andare un po' avanti. Cioè, loro ci provano, ma il videogiocatore resiste al buon senso. Get the other! Don't lose her! Go! No, non è che... No, eh? Come? Dai, non posso essere in controllo. No. Non ci credo che me l'hanno fatto prendere. Peso. Che ore sono? Ok, perfetto.
Didn't think I'd ever see you again. How'd you find us? I asked about a dude with a bitch scar across his face. It's fine. È proprio quello che lei ha sfregiato. Mamma mia, se si è rimarginata comunque. Just you two? Merda. You can't stop this. Quanto cazzo sono fatti bene? Jordan! You're supposed to be out looking for the other one. Questo meno. Questo meno. You know the smuggler that we killed out in Jackson? Yeah. This girl was there. What? They're coming after us. That's why Nick was fucked up like that. We gotta get her to Isaac. We gotta tell him exactly what's going on. Yeah, well, I just got off the radio with Isaac. Perché non ucciderle, basta, onestamente? Kill all trespassers. Oh, hold up, hold up, hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No, let's talk to her. Let's figure out what she knows. I don't give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people she might be with. This might be an ambush, I don't care how many people she's with. We will find them. We will kill them. Can you just think for yourself for a quick Jordan, second right now? Get the fuck out of my way. No! Nina! Cazzo. Era libera. Clamoroso, tutto ciò che è facciale è meraviglioso. Abbiamo visto delle espressioni incredibili da parte di lui. Anche il tizio che all'inizio sembrava più cheap. Nina! Ha fatto delle robe pazzesche. E mo Ellie si incazza però. Ma pazzesco! Quanto muori male, caro. Ah, devo fare veloce, ok. Ah, ho sbagliato io, ragazzi. Mi sa che muore di là. Ah, mi dispiace. No, ho sbagliato io. Lo sapevo. Gunshots. Look, she's one of them. Come on, look at that later. Was there a TV station on that map? I don't fucking know. Come on, fuck, Ellie. Cazzo. Go around. Cosa abbiamo appena raccolto? Ah, è il nostro. Voglio usare quest'arma. Mi basta una pistola normale. Ma PD! Vaffanculo, colpa mia, ovviamente. Ha fatto benissimo lui a spararmi. Ma cazzo! Vaffanculo. No, non si può fare. Ho sbagliato e ho voluto fare Joel. Sorry, la rifacciamo meglio. Ho sbagliato. La rifacciamo meglio. La rifacciamo meglio. Con Joel gli andavi addosso e quello era morto. No, sbagliava! Bravissima Dina. Maledizione. Let's go. Beh, qua mi ha risarcito. How many guys did you see? Enough. We gotta get the hell out of here. Aspetta. Dina. Stai serena. Ok, Dina. Ci siamo. Cazzo. Peso. It was this way! Come on! Clear the rooms. Move in! I got it!
Siamo nudi. Ma vaffanculo! Ma dammi triangolo, maledizione! Pensavo mi desse triangolo, ragazzi. Pensavo mi desse triangolo, sorry. Quanti? Più di quello che lei riesce a percepire adesso. Vaffanculo! Merda. Chi è cazzo? Dina, quella la devi ammazzare tu. Mi dispiace. Dina, però. Cazzarola. Ma sei morto. No! Quanto sei cattiva, mamma mia. Mamma mia. Non è Joel, eh? Yeah. You recognize any of these guys? No. Aspettami, aspettami, Dina. Io credo ci fossero dei drop. Me li sono sognati, vero? Devi aspettarmi, devi aspettarmi. Qua c'è roba. Lei prima, ancora. Lei prima guardava foto di famiglia e il passato della persona che aveva sgozzato. Era peso, eh? Il tizio là. Hai visto? Lui è stato peso. Non è assolutamente finita l'area. Secondo me, palesemente, dobbiamo andare di là e ci sarà la sparatoria. Ah, però voglio ravanare lì. Però, Dina, no, no, io devo ravanare, aspettami. Cazzo, qui bisogna ravanare. Qua c'è una roba. Ottimo. Sto minimamente guardando la salute. Tanto, se sbaglio, rifaccio. Sarà davvero safe questo posto? Forse sì. Forse sì, tra l'altro non c'è un cats. Quindi è stato vabbè, qualcosina. Adesso arrivo, Dina, stai tranquilli. Siamo ridotti al pugnale. Oddio, che poi il pugnale è forte, però ovviamente richiede colpo, schivata, colpo. Non è così... Se c'è l'erba, ragazzi, voi sapete cosa dobbiamo fare. Che cazzo t'aveva visto? O non siamo invisibili, eh? Infatti ora siamo morti. Secondo me. È autenticamente terribile, in senso positivo, voglio dire, da un punto di vista dell'esperienza. Cioè, è un'esperienza orribile, ma per questo è una figata, insomma, avete capito. Ok. L'ho perso. L'ho perso! Ma dove cazzo è? Ma è che non è scemo, ovviamente. E ora ci fotte se io non faccio il serpente. Up there, dove?
I don't know. Spread out. Dove cazzo sono? No, non sapevo. Non sapevo, cazzo. Non sapevo di essermi infilato in un vicolo cieco. Vabbè, morte e distruzione, siamo fottuti. Ma accidente, ho sbagliato. Holy shit! The professor's loose! Dina! Non è il momento. No! No! Dina! Ah, c'era! Com'è che funziona? Come cazzo ci si cura? Ok, ok, così. Vabbè. Cazzo. Mamma mia, sono meravigliosi gli scontri, ragazzi. Questa è la verità. Ok, ok, ok. Cerchiamo di... Non so neanche dove cazzo devo andare, mi sono totalmente disorientato. Probabilmente di là? Ma dove cacchio siamo? Siamo venuti da qui? Direi di sì, a naso. Sì, siamo venuti da qui. Loro hanno fatto le loro cattiverie e noi dobbiamo andare dritto. Ok. E questa è tutta un'area... Mi viene la curiosità di vedere se c'è qualche altro accesso qua. Ma direi di no. Sapete cosa mi domando? Ah, Dina è là, Dina mi mostra la strada. Quindi la strada è salire, quindi adesso andiamo a ravanare lì. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, molto semplice. Fatta molto bene anche la corsa, il fatto che non le manchi mai il fiato, ovviamente, secondo me a livello di gameplay ci sta, però è un po' strano. Ma il fiatone è fatto benissimo. Munizioni, kit di pronto soccorso, possibilità di pimparci al tavolo, varie pillole. Questo ce l'abbiamo, ma... Come facciamo ad essere full? Pazzesco. Allora, aspetta un attimo. Ci penso un attimo. Anzi, vediamo un attimo. Li usano solo loro. Ah, non è un tavolo da lavoro, ok. E iniziamo a fare qualcosa dell'albero qui. Possibilità di creare silenziatori. I nemici visualità in modalità ascolto appaiono più definiti. Questa è tanta roba. Ok. Siamo un po' più forti, eh. Il silenziatore si fa così, ci manca bottiglia. Va bene. Andiamo. Bravissima Dina, veramente fatto troppo bene. Wait. Ok. Meraviglioso. Sono le 18:17, andiamo avanti ancora una decina di minuti, dai. Ah, ma qua è ancora sparatoria. Ecco, questa è una cosa di The Last of Us, ma che dire, forse anche inevitabile. No, forse in realtà no. Cioè, in realtà dico proprio cazzate, meglio. Non me lo faccio ripetere, vai assolutamente serena, che non me lo faccio ripetere. E comunque no, era palesemente un posto da sparatoria. Non mi ricordo come si gestisce sta cosa. Cioè, qual è la cosa che ci conviene fare? Cazzo. Cover this roof. Cazzo. I'll check over here. You
you sure she's not on the street? Did you look? How would she get down there? I don't know. Follia! Red went out to capital. Don't. Dai, please. Ah, ok, ovviamente si sono accorti. Ok. Mi vedrà. Lo capirà? Lo capisce? Sì. No, ma anch'io ti becco, però. Ma dai, ma anch'io ti becco. Perché non potevo essere io a beccare te, scusa? Potevo essere io a beccare te. Cuore. Non si comanda. Amica, nemico. A posto. No! Merda, con Joel le avevamo già, non voglio dire cose troppo violente e brutte, però le avevamo già fatta a pezzi. Che invece è una cosa tranquilla da dire. You're dead, do you hear me? Stiamo a vedere. Magari sì. Ovviamente deve fare tutto il movimento per estrarre il coltello quando ha la pistola in mano. Anche questa cosa è resa molto bene. Prima si assicura la presa e poi fa la sua danza. Bellissimo. Non abbiamo finito? Ok, sì. Mi sembrava. È un bellissimo gameplay. Mi piace il fatto... Cioè, in realtà non è vero che lo devi fare tutto stealth. Cioè, usi lo stealth, ma poi te la giochi come ti pare. Bellissimo. Attenzione, questa è la pioggia, che tamburella. Direi, noi dobbiamo andare in quella porta lì. Mi do un'occhiata in giro. La pioggia aumenta leggermente. Fatto benissimo. Ok, vai. Ok. Molto bene. Chissà poi il silenziatore come... Non mi ricordo... In realtà di The Last of Us 1 non è che mi ricordo tutto. Cioè, il silenziatore c'era, mi pare di sì. Cosa ci si faceva? Boh. Non mi ricordo niente. Prendiamo roba intanto. Qua tante cose. Accidenti. Oh, ottimo. Ecco, silenziatore. Che ci consente, in realtà, di andare giù anche di quella cosa lì. Purtroppo non possiamo... va bene. Va bene lo stesso. Super. Un po' di lore. Da qui in poi uccidete qualsiasi intruso. Manderemo altre unità a cercare l'altra donna. Tornate all'avamposto entro fine giornata. Portate tutte le provviste possibili. Ovviamente si riferivano a quando avevano già catturato Ellie e cercavano Dina. Mi viene da dire. Dina è veramente inarrestabile. Ok. Va bene. Fuck. È una brutta gente. What about this? Ah, ok. Arrivo. Let's try it. Arrivo. Certo, uno di quei giochi che giocheresti 10 ore di seguito, onestamente. Veramente bello. Veramente bello. Sono riusciti a dare proprio quella fluidità che mancava. Quella fluidità fra una cosa e un'altra, fra un'azione e l'altra. L'hanno veramente rifinito. Perché comunque la base è quella. È della sofa. Ah, cazzo. Come on. We gotta get away from this school. Now. There has to be a way down the street somewhere. Mi rimangio il continuaresti a giocarci. Pensavo di droppare, ragazzi. Pitti. Avete visto, eh? Avete visto? Erano cani ed erano cani da guai. E qua bisogna fare il salto. Lo facciamo, Dina, lo facciamo. Io dico che bisogna farlo. Bravissima, Ellie, sei veramente brava, mamma mia. Cani da guai. Sì.
need to get to the street. PlayStation 3. Giochi da tavolo. Riconosco. Cassettino. Quanto è stato importante trovare questo cassettino. Molto importante. Silenzia la pistola, si rompe dopo 3 colpi, da usare veramente con parsimonia, eh? Super strategico. Va bene, me ne è presto per fare qualunque tipo di considerazione qua. Qua bisogna andare, vediamo se... Esatto. Buono. Questo è più raro, mi sembra. Andiamo qui. Molto bene. Ah, l'ho già costruito! Ok, ricordiamoci di non usare quell'arma. Ma non so che arma usare di default adesso, però... Se quella lì ha il silenziatore, tra l'altro è abbastanza sprecato. Userò questa di default. Mi ha schippato un cassetto, bello. Questo era vuoto. Considerando il fatto che quella non è un'arma certamente potente, potrebbe non essere questa cosa. Lo posso rimuovere? Come si fa a rimuovere? Aspettate, ora lo faccio. Quando seleziono l'arma, rimuovi il silenziatore. E mi ha preso il triangolo di aprire la porta. Ok, era un rimuovi silenziatore. Yeah. I think we're good. Right. Check this out. Yeah. She's one of them. È una di loro. Well, fuck her then. Read the letter. Dio, l'espressività. Jordan. Isaac's got us posted up on a 2-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? I gotta find out, right? So, spy all these movimenti orizzontali della mandibola di Ellie sono una poesia. Lo fa così. Okay. Let's go get Leah. Pesis. Mamma mia. Ok. Tra Iene e Scars c'è una certa differenza, anche secondo me. Io non sto minimamente rimpiangendo aver messo l'inglese, eh. Cioè, a parte che abbiamo il lip sync. E poi dai, cazzo, è veramente ben fatto. Poi è proprio un gusto sentire lo slang, tutti i termini originari, insomma, è veramente una figata. Con tutto il rispetto, ovviamente, per chi ha fatto il doppiaggio e la felicità che sia stato fatto, però... Considerando che abbiamo tutti questi sottotitoli. In ogni caso, direi che ci fermiamo. Ci fermiamo qui. Sovrascrivo. per ora tutto, cioè il gameplay è veramente figo, è veramente nel momento in cui inizi un pochino a capire cosa puoi fare, quanto figo. Narrativamente siamo, vi dico, se la mia PlayStation fa casino. Sì, ecco perché non la sentivo, perché ho le cuffie. Sì, sta soffiando, sembra che ci sia un phon. È molto divertente, divertentone, sicuramente sì. Narrativamente, vabbè, dai, siamo qui che stiamo cercando la nostra vendetta. Sapevamo, si capiva che Tommy ci stava un pochino preparando il terreno. Senti moltissimo, sì, il peso di uccidere gli esseri umani, lo senti veramente. È una cosa magnifica, magnifica davvero. E, beh, certo, siamo appena all'inizio, ma... Soprattutto su PlayStation 4 liscia li senti i limiti dell'hardware vecchio di 6 anni. Hanno fatto
tutto quello che si poteva, letteralmente tutto quello che si poteva fare, animazioni, espressioni, siamo veramente, come dicevate prima, next gen, ti viene da dire, ah, oh, quanto cazzo vorrei la Pro, oppure vorrei giocare su PS5. Però è incredibile, incredibile. Credo che siamo veramente con la Play che sta soffiando come un phon, siamo veramente al limite della macchina. Senti anche il peso di quanto ti uccidono. In generale, come è stata anche l'uccisione di Joel, l'uccisione di quel tizio con la faccia un po' affilata, ispanica. La violenza è espressa in un modo straordinario, straordinario. Senti l'orrore della violenza. Ti viene proprio un moto di rifiuto verso la violenza. È una cosa molto, molto ben riuscita. Quindi ci sta, ci sta, ci sta. Ragazzi, domani alle 16 andiamo avanti. Vi ringrazio moltissimo per aver seguito. Domani sera facciamo anche le letture Viola old school. Non so ancora cosa leggiamo, ma leggiamo qualcosa di bello. Sì, un po' stile Dina per la tipa di un po' il genere quello. E a domani, grazie e a domani. Ciao.